Questo processo di ricostruzione prevede che sia stato creato a monte un progetto in chirurgia guidata, ovvero che ci sia la possibilità di importare non soltanto delle scansioni, ma soprattutto la posizione ipotetica ideale degli impianti, che è stata pianificata con CADLINKS nell'area dedicata alla chirurgia. Pertanto, qualora ci trovassimo in una situazione come questa, in cui un clinico ha inviato il progetto della pianificazione, sarà logico utilizzare l'icona di ricostruzione in carico immediato. Iniziamo ad importare i file dal progetto clinico utilizzando in questo caso solo il mascellare superiore antagonista. Una volta confermato con OK, verranno importati anche gli impianti dall'imposta da progetto Real Guide e successivamente dagli impianti pianificati. Detto ciò, siamo pronti per iniziare la nostra ricostruzione. Ovviamente il posizionamento è già corretto perché arriva da una CBCT. In questo caso sceglieremo il comando provvisorio a carico immediato e, come possiamo vedere, abbiamo tre differenti opzioni. In questo video scegliamo quello con gli spaziatori. Gli altri step possono essere visti anche nelle sessioni barre. Quello che ci interessa in questa fase è poter comprendere come sia possibile accedere a questo tool. Se provate ad accedervi senza avere qualcosa caricato in Planning, non sarà possibile proseguire. In questo caso c'è già un WhatsApp già presente. Volendo possiamo spegnere la texture dell'introrale, che a volte rende la fase di lavoro meno chiara. Il primo passo è sicuramente quello di andare a disegnare delle linee di margine su questi MUA. Andiamo velocemente a definire il punto di partenza dove ancorare gli spaziatori. Come detto in precedenza, utilizziamo lo step spaziatori che ancora non abbiamo visto negli altri tutorial. Andremo veloci in questa fase perché step già visti negli altri filmati dedicati all'argomento. Gestiamo il WhatsApp, che verrà automaticamente ancorato alle basi spaziatrici che ci consentiranno di lasciare lo spazio vitale per l'incollaggio vero e proprio della cappetta. Possiamo vedere qui in sequenza tutti gli accessori che costituiscono la creazione di questo tipo di ricostruzione. Quindi, mettendo in trasparenza il modello, potremo andare a vedere che ci sarà uno spessore minimo in rosso per la cementazione di questi spaziatori. Successivamente è presente l'ingombro vero e proprio della cappa da incollare, ovvero la parte verde, ed ovviamente l'impianto. Mettiamo il WhatsApp in visione frontale insieme al modello e ovviamente insieme all'antagonista, al quale possiamo nuovamente togliere la texture, e possiamo vedere che il WhatsApp, preparato precedentemente, è esattamente sovrapponibile alla nuova ricostruzione appena eseguita con il link per gli spaziatori.